con Ivan Chiarlo, qui direttamente dal Palazzo Municipale di Fossano. Anima Festival, sicuramente un investimento tra virgolette importante in questa era post fase più acuta dell'emergenza Covid-19 per dare un segnale di spettacolo, un segnale di cultura importante. Queste tante serate con nomi sicuramente di spessore tra Fossano e Cervere, qual è stato il vostro lavoro per arrivare a questo risultato? Sì, quest'anno Anima Festival approda a Fossano nella stupenda piazza Castello. La musica non si ferma, siamo riusciti a coinvolgere grandi nomi del panorama nazionale, del mondo giovanile, e inizieremo a Fossano il 21 agosto con Le Vibrazioni, il 22 Gabbani, che è andato sold out in pochi giorni, il 26 agosto con Elettra Lamborghini, il 1 settembre Shiva e il 5 settembre Gay Pequeño. Grandi nomi che attirano molto l'attenzione giovanile, e dopo l'Anfiteatro dell'Anima Cervere, che annunceremo a breve gli altri nomi, Fossano diventa un punto di riferimento importantissimo a livello nazionale, con una nuova location per grandi eventi live di grandi artisti nazionali ed internazionali. Quello che dicevate prima anche durante la conferenza stampa, ovviamente ci si aspetterà un comportamento responsabile, qui sarà la scommessa, no? Che anche gli spettatori che verranno a vedere i concerti dovranno dare una risposta importante, questo anche... Esatto, la grande scommessa è proprio quella che in un momento difficile cercheremo di far rispettare assolutamente e rigidamente tutte le normative di sicurezza, tutti seduti, tutti distanziati, e la tipologia di concerto che in tempi normali via l'aggregazione con ragazzi giovani in piedi, la grande scommessa di soprattutto di civiltà sarà quella di verificare proprio il comportamento in un momento particolare, difficile, facendo rispettare assolutamente tutte le norme vigenti. Non solo Anima Festival, ma anche Anima Film e Anima Liscio. Ecco, a Cervere invece abbiamo nella storica location dell'Anfiteatro dell'Anima grandi nomi della musica nazionale. Quest'anno la novità appunto il cinema sotto le stelle con grandi film musicali e poi concerti anche di Liscio con grandi orchestre. È vietato il ballo, quindi saranno tutte in forma concerto. Annunceremo tutto in conferenza stampa venerdì 17 in ATL. Festival, film e Liscio, concludiamo così. Ma cosa c'è dentro quest'Anima? C'è sì, la grande passione di un settore dove dà grandi soddisfazioni, ma in questo momento è stato anche un po' penalizzato, giustamente, dalle grandi difficoltà che il Paese ha incontrato con questo Covid, ma cerchiamo di farlo ripartire in grande sicurezza mettendoci l'anima.